che ci si chiede anche quando si è più giovani. Ci si domanda cosa abbiamo fatto in varie fasi della vita. La vita è fatta di scambi, comunque di turbinario. Ogni scelta che facciamo definisce poi quello che sarà il nostro percorso e anche il nostro destino. Questo film racconta come i destini di queste quattro persone si intersecchino fra di loro, ma si storiscono anche per poi ritrovarsi alla fine più o meno danneggiati dalla vita, ma comunque sempre pronti a guardare oltre e avanti. Però sono felice di stare qui con Emma, che è stata una mia insistenza anche vicino. Siccome se un pubblico che a differenza delle altre sale che abbiamo visto, voi avete appena visto il film, approfitterei per fare una cosa che si fa durante i festival di solito di cinema, ovvero dare a voi la parola e fare in modo che voi ci facciate la parola a voi in modo che voi potete fare delle domande a noi, questo voleva dire Gabriele. Io sono qua per tradurre Gabriele. Mi vogliono bene, mi sembra che il film è piaciuto? Di più, perché sennò Gabriele dice è piaciuto? Grazie, scandisci, piano piano. Ovviamente quelli bravi non potevano venire, sono venuta io. Spero vada bene lo stesso. Non è che c'è lei, forse lei è un disastro sarebbe stato. Io sono timido. Quella è una cosa, cioè faccio film per tirar fuori la mia voce, che altrimenti non esce. Comunque, detto ciò, questo preambolo fatto. Avete delle domande particolari che volete farci sul film, sui personaggi, su qualunque cosa vi venga in mente? Ma intanto sicuramente c'è stato un grande lavoro di casting. La scelta di questi giovani estremamente somiglianti ai protagonisti. Ma si vede anche la mano del maestro, nel senso che i giovani attori rispondono al massimo quando c'è un regista che ha delle grandi capacità. Ecco, io trovo che questo sia un film che è non solo un inno all'amicizia, è un inno anche al grande cinema. Ci sono delle citazioni importanti, Ettore Scola e poi in qualche modo anche Federico Fellini, che ricordiamo quest'anno nel centenario della nascita con La Fontana di Trevi, che è iconica. La domanda del casting, il casting è stato fatto scrivendo, pensando ai quattro protagonisti. Emma ce l'avevo in mente da un po' di tempo e quando ho avuto il copione pronto gliel'ho dato e gli ho proposto di fare un provino che aveva fatto prima con me e poi con la macchina, con la telecamera, in modo che verificassi che lei non fosse annichita dal nuovo mezzo. Ovviamente non l'è stato affatto, e faccio qualcuno che non l'ha fatto. Una gioia per lo spirito, anche perché si mette comunque a disposizione di un personaggio comunque non facile, non semplice, non di facile empatia. E questo l'ho fatto con grandissima generosità, serietà, disciplina e ovviamente anche moltissimo talento, quello che ho scoperto, per cui lei ora farà anche l'attrice oltre che la cantante. Quello della musica e il punto della scelta. Perché ho recitato, canto, però canto anche. Oddio, non lo so, io sono la prima esperienza cinematografica, quindi non saprei creare un parallelismo, anche perché in realtà la musica è un mondo completamente diverso dal cinema. Nella musica noi sul palco portiamo noi stessi, la nostra vita, e
la nostra faccia, anche le nostre movenze, mentre in questo film io mi sono dedicata a costruire la vita di Anna, che è una donna completamente diversa da me, con una vita totalmente diversa dalla mia, e quindi in realtà non lo so adesso com'è la differenza, però mi sembrano meno, qui a Ostia mi sembrano generosi. Mi pare che è andata bene. Forse l'unica cosa che accomuna il pubblico della musica a quello del cinema è l'amore spropositato per l'arte in generale, perché alla fine sia la musica che il cinema sono una forma d'arte. Chi ama l'arte e la rispetta automaticamente rispetterà chi produce arte, chi si mette in gioco, chi ci mette la faccia, chi ischia e chi, come me in questo caso, non ha voluto rinchiudersi in un mondo, no? Perché poi si legge, vabbè, fai la cantante, devi cantare. Chi l'ha detto? L'arte è bella perché si può fare qualsiasi cosa, tutti noi siamo liberi di fare qualsiasi cosa, tutti voi potete svegliarvi domani mattina e reinventarvi e trovare la voglia, la forza di fare qualcosa di diverso. Quindi forse posso lanciare questo messaggio, il fatto di essere una persona profondamente libera e di fare quello che mi pare senza temere il giudizio degli altri.